Questo è un progetto che è partito 24 mesi fa, è un progetto finanziato da Regione Lombardia nell'ambito della conciliazione dei tempi di lavoro, che è sperimentale, quindi dura da ottobre a metà gennaio, in cui si offre un servizio di stireria per i dipendenti, sia maschi che femmine, che hanno delle caratteristiche, devono essere entrambi genitori lavoratori con minori inferiori ai 15 anni. Qua siamo nella lavanderia di Ombretta, che è la titolare della lavanderia e che appunto è la nostra partner sul progetto della stireria. Per me è una cosa più che positiva, insomma, c'è anche un riscontro per la mia attività, nel senso che ho dato un'opportunità di lavoro a una persona, seppur una sola, comunque l'ho data, a me è stato gratificante. Ecco. È vero che le hanno fatto trovare un ferro da stiro in consiglio. Sì, una cittadina ha praticamente simulato un'azione di stireria. Trovo veramente esagerata certa ilarità e soprattutto credo che ci sia una certa miopia di veduta. Questa sperimentazione serve soprattutto per offrire un modo di lavorare diverso. Quale famiglia non ha un carico di lavoro oltre al lavoro stesso a casa e deve affrontarlo magari nelle ore serali quando potrebbe dedicare questo tempo ai propri figli, magari raccontando una semplice fiaba? Quello che mi ha dato un po' fastidio è il fatto che i più agguerriti commenti arrivavano da donne. Credo che abbiamo ancora tanto da fare sul campo delle pari opportunità, soprattutto se non siamo sostenute dal nostro stesso sesso. La guerra ce la facciamo sempre noi alla fine. Qui siamo nel negozio di Monica Zeni, di Anna José Parrucchieri, e Monica ha offerto alle sue dipendenti questo servizio all'interno proprio di questa partnership. Ma noi siamo pronti a qualsiasi iniziativa venga, se poi appunto ci sono dei supporti che arrivano dall'alto, noi saremmo sempre pronti ad aderire anche con un contributo come stiamo facendo adesso, che è di circa 200 euro su tutto il progetto. Il progetto è costato interamente intorno ai 120.000 euro. Abbiamo avuto un finanziamento di circa 30.000 euro da parte di Regione Lombardia. Il resto li ha messi il comune, li ha messo le persone che hanno aderito al progetto, quindi le persone che hanno partecipato alle botteghe, perché essendo dei servizi a domanda individuale hanno pagato delle tariffe. Chi usufruisce di questo servizio sono le dipendenti con dei figli a carico inferiori ai 15 anni. Comunque io ho un figlio e lavorando tutta settimana, essendo a casa solo domenica e lunedì, per me è molto importante avere qualcuno che mi dà una mano. Prendo i miei panni che ho da far stirare e li porto in questa lavanderia. Finito il servizio, li vado a ritirare e basta, a posto. Ha fatto un calcolo delle ore che guadagna? Sicuramente un paio d'ore a settimana tutte. Può dedicare più alla famiglia? Esatto, posso dedicare a marito, figlio e la casa e tutto quanto. Iniziativa lodevole, però a tempo determinato. Ma che senso hanno queste iniziative spot? Allora, è vero, i progetti di Regione Lombardia hanno un termine e soprattutto hanno dei termini abbastanza brevi. Io credo che però se un amministratore crede veramente di poter fare qualcosa di concreto al di là del progetto finanziato, poi deve prendersi l'impegno di continuarlo. Sono sicura che continueremo anche con questo progetto.